sono diciamo ridotte un po' all'osso, ma comunque noi facciamo ugualmente il programma che abbiamo stabilito di fare, e questa sera abbiamo sul palco i Trigitani. Poi i musicisti si presenteranno e vi diranno pure i vari pezzi che eseguiranno. E c'è stato un errore nella locandina, non ci sarà Marinella Rodin. È stato un errore di battitura, perché Marinella Rodin non poteva essere qui perché si trova in Sicilia per alcune serate di spettacolo. Quindi vi chiedo scusa per l'errore, che è stato certamente involontario. E l'ultimo spettacolo sarà giorno 29, avete avuto il programma il 28, chiedo scusa, con musica brasiliana, con musica argentina, eseguita dal maestro Adolfo Zagali alla fisarmonica e Sergio Puzzanghera. E Puzzanghera al pianoforte. Quindi sarà un'ultima serata del periodo estivo. Vi anticipo che l'inaugurazione dell'anno sarà il 27 settembre. Iniziamo anche prima rispetto agli altri anni, iniziamo a settembre, comunque riceverete per tempo la lettera, quindi aspettatevi la lettera e poi diamo il via alle iscrizioni per l'anno 2014-2015. Vi anticipo un programma di tutto rispetto, faremo delle cose molto interessanti sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista musicale e artistico. Quindi vi chiediamo di venire, di iscrivervi, perché l'Accademia vive delle quote dei soci. La signora Coutellet, che è qui in sala, mi ha portato la foto che il marito, il professore Coutellet, ha realizzato giorni fa in Via Marina. Questa è l'aiuola che è stata adottata dall'Accademia del Tempo Libero. Voi, se passate per la Via Marina, vi accorgete di questa bella aiuola che c'è pure il cartello. Sì, dove si trova l'aiuola? Si trova proprio in corrispondenza di Villa Zerbi. Quindi anzi io vi invito a passare. Se c'è qualche foglio di carta, toglietelo, come facciamo? Perché è di tutti, è la ruola di tutti noi. Io mi auguro di poter realizzare, questa è una proposta del nostro amico Alessandro Calcaramo, di poter realizzare o nel mese di agosto o in settembre una serata musicale proprio davanti alla ruola. Sarebbe una bella cosa, va bene? Però come faccio a raggiungere tutti? Interessatevi voi, raggiungeteci voi. Potremmo dare proprio, fare quel librettino tutto qui, che quello lo possiamo anche sul sito, lo trovate per chi consulta il sito. Mi auguro che sia possibile, dobbiamo avere l'ok da parte per l'occupazione del suolo. Va bene, io... Eccola qua, ecco. Ha scelto proprio... Ecco. La ruola nostra è di tutti noi. Non diciamo che è dell'Accademia, è nostra. Quindi siamo tutti autorizzati a togliere qualche filo secco, qualche erba secca. Ci avviciniamo. L'altra volta c'è stata una signora che ha messo sulla gola il cane per farlo dormire al fresco. Qualcuno di noi è passato e le ha detto: signore, mi dispiace, ma questo non è possibile, perché se no le facciamo pagare la contravvenzione.
Va bene, è una cosa nostra, quindi dobbiamo sentirla, sentirci proprio noi per primi proprietari di quello che abbiamo realizzato. Io adesso do il microfono ai nostri musicisti e particolarmente Alessandro, che guiderà il gruppo e presenterà i vari pezzi musicali. Lo fai tu? Sì, benissimo. Ma certo, sicuramente, con molto piacere. Va bene, allora, il microfono al nostro amico Vincenzo Baldassarre. Thank you.
Alessandro Calcaramo, chitarra. Daniele Silvio, chitarra. Penso qualche salto per me. Frincitani, ormai qualcuno già sa il significato del nome del gruppo. Trigitani, appunto, tre gitani, è tutto un intrecciarsi di contenuti. Trigitani, noi praticamente nel nostro repertorio abbiamo inserito il genere Manouche, che è il genere degli zingari, dei gitani appunto spagnoli, che si sono insediati in Francia due secoli fa circa, e tuttora ci sono delle comunità spagnole di origine spagnola in Francia e anche nel nord d'Europa, vero hermano? E lui è uno di questi, noi l'abbiamo adottato, vede anche le caratteristiche somatiche, e lui è un gitano. Hermano Daniel, chi tocca la chitarra? Allora il genere Manouche è il swing europeo, con la ritmica della chitarra che accompagna i quarti, il solista e il contrabbasso, che sono dei gruppi atipici, proprio perché non abbiamo bisogno della batteria nelle percussioni, perché è proprio le percussioni che provocate dalle semi minime, se non voglio entrare nei termini tecnici, con l'accompagnamento ostinato della chitarra e del contrabbasso. Poi vi parlerò di un altro genere, che sono i cholos brasiliani, che abbiamo inserito anche questo genere nel nostro repertorio, perché loro hanno adottato i nostri strumenti, qua il mandolino, quindi cavaquinho, sono degli strumenti simili. Comunque, lasciamo tempo a tempo, d'accordo? Alessandro Calcaramo, chitarra, Daniele, chitarra, Daniele Sinori, e insomma, Alessandro, vi auguro una buona serata, grazie. E come no, chiedo scusa, noi ormai da tanto che collaboriamo in questo auditorium fantastico, che è nato proprio per fare musica, per fare arte, e noi abbiamo la nostra mascotte, che ormai è un nostro fratello, Carmine. Saluto con l'affetto di sempre. Ciao Carmine.
Thank you.
Adesso passiamo al repertorio degli occhiali. Thank you.
Daniele Siclari, chitarra. Come avete modo di ascoltare, questi brani hanno un... chiamiamola fusion, come si usa oggi, identificare quel genere, quel miscuglio di genere, però nel sound appunto manouche, gypsy, jazz, noi sentiamo tutto, ascoltiamo, non lo so, abbiamo dei riferimenti di Piazzolla, e lui non a caso ha richiamato Libertango. Abbiamo dei riferimenti del Balzer, io direi proprio mediterraneo, no? E i francesi lo interpretano con la musette, con la loro fisarmonica a tasti. Quindi questa è musica nostra, veramente noi sentiamo questo richiamo del Mediterraneo. Il repertorio è lungo e anche ricco, per cui adesso eseguiremo, abbiamo fatto un cambio di programma giusto per Black Orpheus. Thank you.
Grazie. Altra caratteristica è quella di noi abbiamo un riferimento che è il tema, la melodia che tutti conosciamo, e poi durante appunto l'elaborazione musicale è quella di cercare un'improvvisazione estemporanea. Infatti, come l'abbiamo suonata oggi, mai, evidentemente c'era l'ambiente giusto, sentivamo la vostra attenzione e vi dico grazie. Adesso il bello di questo trio è che non è un trio, è un quartetto, però noi siamo pagati sempre per tre. No, perché sennò lui poi stai a vedere cosa rivendicherà. Alessandro Calcaramo, mandolino, abbiamo voluto inserire appunto in questo. Abbiamo voluto inserire, noi lo chiamiamo il nostro suono, il nostro sound, anche gli strumenti nostri, nostrani, il mandolino. Il mandolino è uno strumento che secondo me rappresenta tutta l'Italia. Infatti c'è il mandolino siciliano, il mandolino napoletano, che è quello più diffuso, più conosciuto anche all'estero, e il mandolino milanese. Allora, poi questo strumento piccolino, però dalle risorse infinite, è stato adottato anche dagli irlandesi, per esempio la musica. Ci fai sentire qualcosa di irlandese? Ok, fantastico. Ditemi se non è la nostra sonorità. Metteteci anche la nostra zampogna, ma la loro cornemuse, e il gioco è fatto. Questo strumento comunque non si è fermato solo in, è andato oltre, addirittura in Brasile. In Brasile usano uno strumento simile al mandolino, però la sonorità è molto vicina e si chiama cavaquinho. Vogliamo fare un brano proprio che si samba cavaquinha? Che dice maestro? Non è nella scaletta, sì. Cioè, andiamo. Ad Alessandro si può chiedere tutto. O per Bacco, Alessandro Calcaramo. Questo uomo qui mi spiazza sempre.
Questo era un altro brano che non avevamo in scaletta. Giustamente dice Alessandro, ma siamo stati in Francia, in spagnolo, siamo andati in Irlanda. Giustamente Alessandro dice siamo stati in Spagna, cioè le origini spagnole, in Francia, poi siamo andati in Irlanda, abbiamo fatto un accenno, in Brasile. Adesso lui vuole fare un brano che noi lo chiamiamo è tipico di quello strumento napoletano. Ma questo non per mischiare, chissà, dici, ma non siete coerenti, no, è tutto collegato. È sempre la stessa sonorità, mediterranea. Adesso un verre minore ce l'ha? Sì. Allora, unza, 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 unza.
Grazie.
al Senato, sentirai che chiamo. Ama la musica, Camille! Ma non i musicisti. Allora, grazie per il video. Sempre se mi vuole. Per gli occhiali tengo qua per il prossimo. Thank you.
con la musica il tempo passa, passa piacevolmente. Poi con la vostra compagnia e la ciliegina. Noi vi ringraziamo, Alessandro Calcaramo, chitarra e mandolino. Daniele Sigla in chitarra. Penso che Alessandro sia molto basso. Vediamo un buon agosto con tutto e alla prossima, grazie per la vostra pazienza. Allora dico ti chiamo, io non si risponde, è una mandolinata napoletana, no? E quello lei si riferisce a un altro concerto. Allora la signora Verona gentilmente può scrivere sulla sua agenda e poi fisseremo una nuova data. Grazie. La ringrazio. Fai un accenno per favore. Noi il nostro pubblico lo trattiamo bene. Come dire di no? Vani! Poi l'accompagnamento. No, si puoi fare da solo. Bravo, lei sta per canale. Tutti bravi. Non ci per l'amore,
Grazie ai nostri amici, ai maestri Calcaramo, Valvesano e Siglari. Un grosso grazie. Musica bellissima. Io so che Alessandro ha dato il via alla musica con un mandolino acquistato proprio pochi giorni fa. Quindi è l'esordio del mandolino. Il mandolino nuovo di Alessandro. Grazie Alessandro. Non andate via che faremo il sorteggio dell'anfora. Vi ringraziamo per la partecipazione entusiasta che avete dimostrato. Noi ripeteremo questo concerto, speriamo di poterlo realizzare sul lungomare, se il comune ci dà l'ok per l'occupazione del sorteggio, l'occupazione del suolo. Un lapsus. Allora attendete un attimo che sorteggiamo per l'anfora. Sì. Allora, qualcuno, qualche persona nuova? No, aspetta, il Carmine è vecchio dell'Accademia. Uno dei nuovi. Silvana. Questa signorina, questo c'è. Aspetta. È nuovo. Un attimo, aspettate. Un abbraccio perché sono con mio marito. Oh. 25. Auguri. 25 di niente. Eccolo qua, brava. Auguri, hai visto? Hai visto che bella, che bella. Guarda che bella, è un'anfora calabrese. Va bene, tanti auguri. Non vi dimenticate dell'ultimo evento del mese di agosto. Ci sarà musica brasiliana e argentina. Bene, buona serata a tutti. Grazie a voi. Anche un bacio. Thank you.